Con un crollo proprio abbastanza difficile come lo è questo, perché è molto esplosivo, sai, c'è sempre un po' di tensione, però poi una volta che si parte sparisce tutto. Ci sono veramente tanti rivali con cui combattere giorno dopo giorno, e sicuramente sarà un giro molto difficile, però la settimana più difficile è l'ultima. La partenza temi un po' la grande rosa che ci troviamo davanti, ovvero Thundomolè, Roglic, Lopez, Landa. E poi piano piano, quando ci avviciniamo un po' verso la fine, allora poi lì si vede chi sta meglio, chi sta peggio e chi si deme di più e chi no. Le volate sono tutte nei primi 10 giorni, quindi ovviamente tutti i velocisti hanno preferito venire al giro perché comunque il valore delle vittorie al giro è alto, quindi ci sarà saranno affollate le volate, però penso che Gaviria sia l'osso più duro da battere. Da Emiliano Romagnolo, insomma, partire a Bologna penso che non capiterà mai più a me, quindi è una cosa eccezionale che voglio godermi fino in fondo. Magari una bella vittoria di tappa, che è quella che mi manca un po' nel mio palmarès, nella mia carriera. Per Segafredo corriamo in casa, lui la sente molto e cercheremo di dare il massimo. È un gran piacere partire da qua e speriamo nel bel tempo, così magari ci sarà tanta gente a tifarci.